Abano, Città del Don, è stato un attimo, ha anticipato i tempi di quello che è adesso il contenitore di un dono in comune. In questo caso che cosa si è voluto fare attraverso l'acqua? Ma il messaggio è molto semplice, sia l'Avis che l'Admo hanno voluto proporre un'azione molto facile, e cioè come è facile bere l'acqua nei nostri parchi, avvicinandosi alle fontane, vicino si potrà leggere la possibilità di donare sangue, la possibilità di donare midollo osseo, tutte azioni che servono per le persone che hanno bisogno, servono a salvare vite e servono anche a sentirsi più partecipi e più attivi nella nostra città. E questo è un messaggio importantissimo. Avis e Admo ancora una volta insieme, non mi ricordo nemmeno quanti anni fa eravamo insieme a presentare la Città del Don. Nel 2018. Quindi adesso ritorniamo lì, c'è questo filo che ci lega, un filo rosso attraverso il Don. Certamente, questa è un'iniziativa che viene proprio ricompresa dentro la cornice della Città del Don. E volevamo fare qualcosa di concreto, qualcosa che rimanesse anche, e quindi questi cartelli sono delle postazioni fisse che di fatto sono dei presidi che ci ricordano in qualche modo la donazione, e se vorrà poi potrà andare anche ad approfondire attraverso la pagina internet dedicata il significato della campagna e poi anche ad accedere alle informazioni su come materialmente diventare donatori di sangue o di midollo. Da donazione a donazione tu hai donato la grafica, che cosa significa? Ce la spieghi? Ho inserito insieme i due elementi su questa sagoma, quello del dono, quindi con un cuore ho valorizzato il punto in cui dove c'è di solito il prelievo, e dall'altra parte l'acqua ovviamente. E volevo con questa sagoma valorizzare la semplicità di queste due operazioni. Allora, Alice, sempre tu come esempio di chi invece ha ricevuto, e in questo caso che cosa senti quando vedi questo cartello? Allora, mi dà speranza che la gente si avvicini al dono e che capiscano l'importanza di aiutare le persone, perché come ho detto prima è importantissimo. Io grazie a Don Stefano, grazie ad Antonio, che sono donatori di vita, io ho avuto un'altra opportunità, ma anche se ricordo quando ero in terapia all'ospedale, se mi viene in mente quante sacche di sangue ho fatto, quante sacche di piastrine ho fatto, che ho perso il conto. Quindi più siamo, meglio è. Tu sei un testimone effettivo della donazione, perché? Beh, sono donatore dell'Avis da tanti anni. Ho avuto la possibilità quest'anno di essere donatore anche ADMO, cioè con il midollo osseo, diciamo attraverso sangue periferico. E per aiutare. Chi hai donato, lo sai? Beh, tutto anonimo, e secondo me questo è anche il valore bello. Noi non siamo donatori a qualcuno che conosciamo, ma donatori per qualcuno che sappiamo aver bisogno. E questo è importante. Thank you.